Amici di Fanner, appassionati del calcio a 5 nazionale, benvenuti al Pala Tarquini, dove per la quarta giornata di Serie B, girone D, si affrontano quest'oggi l'Ardenza Ciampino e il Perugia, con il Ciampino che continua la sua corsa ai playoff, il Perugia che cerca punti salvezza. L'Ardenza Ciampino che dunque si presenta con due vittorie ed un pareggio, questi gli uomini di Pozzi, Germani, Quagliarini, Terlizzi, Giuliani, De Vincenzo, Miranda, Gentile, De Luca, Blasimme, Rosati, Cucchi e Mattarocci. Per quel che riguarda invece il Perugia, di Federico Mariotti, Altavilla, Capodosti, Ciafardini, Vanderlei, Caraffini, Anselmo, Mazzoli, Del Citerna, Volpi, Fiorucci, Vittori e Bei. Tutto è pronto per l'inizio del match, il Ciampino in maglia nera, inserti gialli, attacca da destra verso sinistra. Per quel che riguarda invece gli ospiti del Perugia, con la maglia rossa ad inserti bianchi, l'attacco da sinistra verso destra. Questo è il quintetto iniziale di mister Armando Pozzi, con Blasimme, Giuliani, Quagliarini, Terlizzi ed Enzo De Vincenzo. Per quel che riguarda invece il Perugia, c'è Fiorucci in porta, come ultimo Ciafardini, sul punto di battuta in questo momento Vanderlei e Caraffini. Dalla altra parte del campo, sulla banda sinistra, il numero 14 è Bei. Occhio a questo giocatore, perché Bei nelle ultime partite praticamente ha salvato il Perugia, una tripletta con il Maran Nursia sicuramente da ricordare, ha inchiodato sul 3-3 un'altra delle favorite del girone di questa Serie B, oltre all'Olympus e oltre al Ciampino. Eh sì, perché il Ciampino aveva iniziato la stagione per cercare di arrivare ai playoff e dopo 3 giornate, 7 punti, peraltro con 3 punti ottenuti sul campo del Loreto Prudino, squadra molto complicata, potrebbero cambiare le cose. Potrebbero cambiare anche quest'oggi le cose per le due squadre, con il Perugia che attacca, viene però subito pressato in maniera alta dal Ciampino, un Ciampino che ne ha nella sua peculiarità l'attacco e l'alzata del ritmo subito nel match, grazie ovviamente alla giovane età dei giocatori di mister Pozzi, giocatori più giovani che però in questo momento sono seduti in panchina. Infatti c'è un quintetto di molta esperienza in campo, con De Vincenzo che dà per Giuliani, prova a calciare Giuliani, subito intercetta in due tempi Ferrucci, che poi lancia lungo in direzione del numero 5, ovvero Vanderlei, uno dei pochi giocatori stranieri del Perugia, tanta esperienza per lui nel calcio a 5 regionale umbro e anche ovviamente nel nazionale. Lo stesso Vanderlei va a scambiare con Ciafardini, da Ciafardini al numero 11 Volpi. Volpi si appoggia all'indietro, il lancio lungo di Fiorucci non pesca in posizione di pivot il compagno, c'è dunque la prima rimessa dal fondo per l'Ardenza Ciampino, che va a rimettere in gioco il pallone Matteo Blasim, l'ex portiere del CTEUR, da per il capitano Terlizzi, poi per Giuliani, poi per Quagliarini, prova con i suoi movimenti il Ciampino a trovare lo spazio, occhio a Bei che sale e chiama il pressing dei suoi compagni, con Terlizzi che perde il pallone, De Vincenzo non ci arriva, quindi lo intercetta lo stesso Bei con la suola, dà una buona palla al compagno, poi Ciafardini recupera la sfera, il Perugia che poi con pazienza si rifugia nella sua metà campo e prova a creare lo spazio, occhio a Quagliarini che va in contrasto sulla pressione attuata dalla sua squadra, palla fuori e quindi rimessa laterale per il Perugia, un Perugia abbastanza attendista, il Ciampino non è da meno, infatti è in pressing sulla tre quarti, l'ennesimo pallone lanciato in avanti ora dai uomini di Mariotti, con Vanderlei che dà per Bei il tocco laterale, contrastato adesso Ciafardini da Terlizzi, è costretto a perdere il pallone, Blasimi lo dà per Giuliani, da Giuliani ancora a Terlizzi, poi per Quagliarini, sfera sulla sinistra per Enzo De Vincenzo, all'indietro non la può toccare Blasimme, infatti la fa scorrere fuori, il calcio d'angolo per la squadra ospite, errore dell'Ardenza Ciampino, non ha toccato il pallone ovviamente Blasimme, anche chiamato dai compagni, sta di fatto che c'è la prima offensiva del match sulla fascia sinistra della squadra ospite, con Bei sul punto di battuta, con il destro la palla per Vanderlei, ci arriva col piedone Terlizzi che dà poi per De Vincenzo, ancora il capitano per Leonardo Giuliani, l'ex Artena decide di ragionare e darla ancora per Terlizzi dà per Quagliarini, un Ciampino un pochino lento forse nei movimenti in avanti e infatti il Perugia si chiude bene, ora cercano Enzo De Vincenzo ma Vanderlei con molta esperienza va a mettere fuori il pallone, quindi Giuliani, l'intercetto da parte del giocatore del Perugia, palla già fuori, qualche applauso comunque per Volpi.
Terrizzi è pronto a rimettere in gioco il pallone, lo farà in direzione di Giuliani, lo fa Giuliani, calcia direttamente in porta, ha una gran bordata il numero 6, difficile comunque fare gol da quella distanza ad un portiere esperto come Fiorucci, che è pronto a rimettere in gioco il pallone, ha accanto i due compagni ma decide di andare lungo in direzione di Vanderlei che manca lo stop, sicuramente è un giocatore di caratura tecnica, della sua caratura tecnica, non può permettersi errori del genere, quindi Ciampino con Terlizzi, da Terlizzi a Giulio Quagliarini, quindi Leonardo Giuliani. Terlizzi va via, come al solito sulla destra, prova a mettere dentro il contrastato dell'avversario, Ciafardini gli porta via la palla, se la allunga Ciafardini, è costretto ad uscire Blasime che mette fuori il pallone. Un Ciampino che quindi deve affidarsi alle offensive dei singoli perché non riesce a trovare spazi di un Perugia molto organizzato. Ora Vanderlei a scavare la palla per Bay che conclude, tocca Blasime, un pallone forse destinato fuori. Secondo calcio d'angolo della gara, lo va a battere lo stesso Bay, che forse cercherà lì indietro il compagno, anzi no, la palla è per Vanderlei che carica col mancino, scivola poi malamente il numero 5, palla fuori, primo pericolo per l'Ardenza Ciampino poco fa, un tiro comunque di Bay destinato fuori, ci ha messo con sicurezza le mani Blasime. Ora Giuliani per Terlizzi, Terlizzi va a cercare Quagliarini che sbaglia l'aggancio con il destro, poi pressato dallo stesso Bay è costretto a mettere fuori il pallone. Bay, palla lunga in direzione di Vanderlei. Il tocco di Vanderlei su Quagliarini, altra rimessa laterale per il Perugia che ha cominciato con il pio giusto la gara. Molto attenta la squadra di Mariotti. Ora Bay per Volpi. Volpi per Ciafardini. Quindi Vanderlei, Ciafardini salta l'avversario, De Vincenzo costretto al fallo, si lamenta il numero 10 napoletano della formazione di Ciampino ed è quindi il primo fallo della gara fischiato ad Enzo De Vincenzo. Il Perugia ha già battuto con Bay, che è dato per Vanderlei che punta l'altro numero 5, Terlizzi sicuramente più rapido, il giocatore dell'Ardenza Ciampino, tocca la palla a Vanderlei che è pericolosissimo con il piede destro, lo stesso giocatore biancorosso dà per Ciafardini in profondità, De Vincenzo chiude molto bene in diagonale, non permette all'avversario di dirigersi verso il pallone, la sfera fuori viene raccolta da Blasini, data poi per Giuliani, da Giuliani a Terlizzi che dà per Quagliarini, De Vincenzo è molto alto ma non trova lo spazio giusto per ricevere il pallone, infatti Terlizzi è costretto ad andare verso il centro nuovamente a darla per Giuliani che con la coda dell'occhio ha cercato proprio De Vincenzo che va a abbassarsi per ricevere il pallone, lo fa in questo momento, De Vincenzo butta l'avversario, va verso il centro del campo con il piattone indietro per Terlizzi in posizione di ultimo, il numero 5 da per Giuliani, poi per Quagliarini, molto lenta però la circolazione del pallone del Ciampino che non trova i spazi giusti e ora abbiamo visto come con il raddoppio Enzo De Vincenzo sia stato chiuso dagli avversari, in tandem sono andati Chiaraffini, neo entrato e Ciafardini, palla fuori e quindi il possesso è per il Perugia, mentre Pozzi invita i suoi ad alzarsi in pressing, intanto il lancio lungo cercato da Fiorucci non ha trovato compagni in avanti e quindi Quagliarini prova ad andare via, trattenuto per la maglietta, abbastanza vistoso, vistosa questa trattenuta, dunque il cartellino giallo, il primo del match è proprio per Ciafardini che fermava Giulio Quagliarini che si involava verso la porta avversaria. Fa il suo ingresso in campo anche Matteo Cucchi, piccola curiosità prima della punizione, il Perugia porta la cuccarda al petto perché ha vinto la Coppa Italia regionale dello scorso anno a cui partecipavano le vincitrici delle coppe delle diverse regioni, in questa competizione ha partecipato anche l'Ardenza Ciampino che però è uscita proprio in semifinale con molto rammarico. Ora torniamo però in partita, la punizione che è affidata dal destro di Giuliani, il numero 6 col piattone, il tocco per Terlizzi, al centro ben marcato, Terlizzi spara alto da buona posizione. E allora eccola la prima occasione dell'Ardenza Ciampino, abbiamo visto come sui schemi da palla inattiva la squadra di Mister Pozzi sia molto pericolosa, una mezza finta di blocco da parte di Terlizzi, ma ora torniamo perché c'è il 2 contro 1 creato da Vanderlei che perde il pallone, quindi Terlizzi salta ancora un altro avversario, la palla per Enzo De Vincenzo, si accende di colpo il match, sempre De Vincenzo, cerca e trova Giuliani che non stoppa bene la palla. Dicevamo della pericolosità della squadra di Pozzi su palla inattiva, abbiamo visto come con un passaggio al centro la finta del blocco di Terlizzi che poi ha ricevuto la sfera ed ha calciato però da buona posizione in maniera alta.
Ora il Perugia prova a rispondere con Vanderlei, sale la pressione del Ciampino che infatti con due uomini più freschi come Cucchi e Miranda, due uomini più giovani soprattutto, diventa molto più pericolosa e molto più dinamica in fase di pressione e di non possesso. Ora lo stesso campione d'Italia con l'Under 21 della Lazio scambia con Matteo Cucchi, il giocatore di Latina, ancora con il numero 13, quindi Mattarocci cerca una palla molto difficile. Si perde alta sul fondo, quindi Fiorucci chiama nuovamente lo schema. Stiamo a vedere chi parte. Parte a fare il blocco Ciafardini, che poi allunga per il compagno. Si tratta del numero 7 Caraffini, quindi Anselmo si ferma, dà per Vanderlei, ancora il numero 7 Caraffini per Vanderlei che cerca nuovamente Caraffini, c'è spazio da quella parte, viene raddoppiato, mette al centro in maniera un po' frettolosa, quindi Mattarocci prova a ripartire, uno contro uno di Mattarocci che va via, il fallo evidente da parte di Anselmo. Ottima la rapidità di Simone Mattarocci, sta tornando un giocatore ad ottimi livelli dal punto di vista del dinamismo, il numero 99, dunque seconda punizione per l'Ardenza Ciampino. Rosati in direzione di Cucchi. Rosati, Cucchi, quindi Mattarocci. Buono il movimento di Rosati ad aprire la difesa avversaria, a far guadagnare almeno un paio di metri all'Ardenza Ciampino. Mattarocci, Cucchi, palla per Rosati. Rosati prova la conclusione in diagonale, Fiorucci intercetta anche grazie alla pressione da parte di Caraffini. Ora palla lì indietro per Anselmo, quindi Ciafardini, quindi Caraffini, ancora Vanderlei, Anselmo, Ciafardini, Vanderlei, Caraffini, finta di andare laterale, poi all'indietro sempre per Vanderlei, poi Caraffini, ma il Ciampino pressa e crea difficoltà al Perugia in fase di impostazione, che con Vanderlei esce anche in maniera discreta. Palla però fuori misura del numero 5 che ancora non è stato sostituito, quindi Mattarocci, Rosati, Cucchi, Rosati, Cucchi e quindi Miranda, Matteo Cucchi, Miranda, Mattarocci, giro palla del Ciampino che ha cambiato completamente il quartetto di movimento, solito a questo tipo di cambi mister Pozzi. Ora la sfera giunge proprio a Mattarocci che punta l'avversario, Mattarocci la conclusione, resta lì il pallone, superba la deviazione, ma poi Miranda dentro l'area fa 1-0 per il Ciampino. Ci sono voluti 3 tiri nella stessa occasione, al terzo Miranda porta in vantaggio la squadra di casa. Sembrava imbattibile Fiorucci in questa occasione, che ha respinto 2 tiri davvero molto pericolosi, il primo di Mattarocci, il secondo da distanza ravvicinata quasi sulla linea, poi Miranda ha raccolto la palla che è balzata rete, 1-0, Mauro Mattarocci 1 contro 1 contro il portiere avversario, si continua a giocare per l'uscita di Fiorucci, pulita sul pallone, quindi Caraffini, sale il ritmo del match, la palla viene messa in banda sinistra, non buttata via affatto dal Perugia che sta subendo la pressione dell'Ardenza Ciampino. Ora prova ad uscire con un passaggio centrale in direzione di Anselmo, palla fuori, rimessa laterale per il Ciampino, la batte Cucchi, un po' stordito il Perugia dal gol dell'1-0 di Miranda, quindi Rosati con la suola, benissimo per Mattarocci, guadagna nuovamente campo la squadra di Pozzi, ancora Simone Mattarocci, da un suo acuto è nata l'occasione dell'1-0. Cucchi scambia con Miranda, ancora Cucchi, Simone Mattarocci, palla dentro per Miranda, perfetto Fiorucci, poi Rosati intercetta, occhio all'occasione del Ciampino con Rosati che viene murato, quindi Cucchi sulla destra per Mattarocci che può mettere al centro, non salta l'avversario, palla fuori. Era andato vicino alla doppietta personale Miranda sul bellissimo assist da parte del compagno, questa volta Fiorucci ha fatto buona guardia, un Fiorucci che in 2 occasioni ha salvato la sua squadra nell'uno contro uno con Mattarocci. Ora occhio alla palla dentro per Rosati, sempre su palla inattiva, la squadra di mister Pozzi raddoppia, 2-0 del Ciampino, segna Rosati. Calci d'angolo, calci di punizione, sono questa l'arma preferita da parte di Armando Pozzi. I suoi schemi fanno veramente male alle squadre avversarie, l'abbiamo anche visto in questa occasione. Il tocco per Mattarocci,
a dire la verità anche un po' disattenta la difesa del Perugia, che ha lasciato sul secondo palo libero Rosati per il 2-0 dell'Ardenza Ciampino, che conduce il match con molta tranquillità. In questo caso fa scorrere la palla fuori. Un brutto 1-2 subito dal Perugia, che si era dimostrato abbastanza organizzato nei primi minuti di gara. La velocità più che la qualità del Ciampino però sta facendo la differenza, mentre è entrato in posizione di pivot anche Emanuele Gentile, il giocatore che lo scorso anno con Blasimi ha vinto la Serie C1 con il CT Eur sotto la guida di Paolo Minicucci. Ora si alza il pressing del Perugia, palla per Cucchi, Cucchi per De Luca, De Luca a scavare in direzione di Miranda, che ci arriva soffiando il pallone all'avversario, poi Van der Ley manata in faccia all'avversario, si lamenta Cucchi, mi era parso abbastanza evidente questa infrazione da parte del giocatore biancorosso. Si continua però a giocare con Anselmo, che va a laterale, prova a mettere al centro il pallone, palla fuori, calcio d'angolo per il Perugia. L'arbitro invita la calma a tutti quanti, la sfera ora all'indietro per Ciafardini, la deviazione con la testa di Miranda, buona opportunità per il Perugia. Un altro calcio d'angolo, mentre continua a discutere il direttore di gara Van der Ley. Sulla banda sinistra è pronto a battere lo stesso numero 5, che dà per Bey, dotato di buona tecnica, non impatta però nel migliore dei modi il pallone. Sfera fuori e quindi Matteo Blasimi può rimetterla in gioco, mentre il Perugia si raccoglie nuovamente sulla sua metà campo. Sa bene Mariotti di non avere lo stesso fiato dell'Ardenza Ciampino, infatti decide di gestire le forze con un pressing oltre la metà campo. Miranda gioca per Cucchi, si alza ora il Perugia, ma si arrabbia Van der Ley, perché è l'unico a pressare e rischia di lasciare scoperta la sua squadra. Quindi Cucchi a scavare in direzione di Gentile, che non stoppa in maniera perfetta, poi il sombrero, l'avversario, la palla al centro, ci arriva Anselmo, sfera fuori, un Emanuele Gentile che deve ancora trovare le misure con la Serie B, categoria che non ha mai fatto. Lui, dotato di tecnica sopraffina, deve probabilmente abituarsi anche tatticamente ad un campionato del genere, mentre viene fischiato un blocco a favore dell'Ardenza Ciampino. C'è un'altra punizione per la squadra di mister Pozzi, e occhio anche a questa opportunità, mentre Van der Ley continua a discutere con il direttore di gara. Si posizionano in due sul punto di battuta, con il mancino c'è Cucchi, con il destro c'è Giuliani, ma è raro che vada a concludere la squadra di Pozzi, infatti chiama lo schema Cucchi. Due uomini appostati sui pali sono Quagliarini e De Vincenzo. Va Cucchi che riceve da Giuliani, ancora Cucchi, sbaglia il controllo, palla troppo sotto per il numero 11, che restituisce lo scambio al compagno, che mette al centro e segna direttamente il 3-0, quasi in fotocopia come il 2-0, sempre su calcio piazzato. L'Ardenza Ciampino va sul 3-0, il Perugia è stortito. Decisamente impreparata la squadra di Mariotti dal punto di vista delle palle inattive, ha subito due gol in fotocopia. E ora il Ciampino è sul 3-0, mentre Van der Ley cerca Ciafardini, che spinge forse De Vincenzo, si continua a giocare con Enzo, che la dà indietro per Blasimi, che va per terra, dà la palla poi a Giuliani, che si ferma. Il numero 6 col fisico resiste all'avversario, subisce forse una spinta da parte di Van der Ley, è così secondo il direttore di gara. C'è calcio di punizione per il Perugia, e occhio che siamo già al quarto fallo per la squadra ospite. Sfera già per Terlizzi, che prova con la punta, palla fuori, dicevamo quarto fallo per il Perugia. Si fa complicata per la squadra ospite, che è sotto per 3-0, ma lo avevamo detto all'inizio gara, la squadra che deve vincere questo match è sicuramente il Ciampino, che ha qualità tecniche oltre che fisiche superiori rispetto all'avversario, lo ha dimostrato in queste prime tre partite di campionato. Ora la sfera lunga a cercare De Vincenzo, che è forse l'unico del Ciampino a non aver trovato tanto spazio avanti nella fase di costruzione di gioco, ben marcato da Ciafardini. È proprio il numero 3 che adesso si ferma, chiuso da De Vincenzo, deve darla lì indietro per Caraffini, quindi per Anselmo, Anselmo per Bey. Bey, buona protezione del pallone del numero 14, che dà ancora lì indietro per Ciafardini.
Bay a scavare una pallaccia difficile, infatti il compagno è costretto a buttarla. Matteo Brasime dalla sfera a Giuliani, che deve battere la rimessa laterale. Si è alzato il pressing del Perugia. Ora Brasime, il lancio lungo a direzione di De Vincenzo, che prova con la testa, palla fuori da posizione quasi impossibile per fare un portiere di testa a calcio a 5, è molto complicato. Ci ha provato comunque Enzo De Vincenzo. Ciafardini, Bay, Volpi. La pressione del Ciampino sta mettendo in forte difficoltà il Perugia. Ora Carraffini, quindi Bay, la palla non è uscita. Volpi, ancora Bay, calcia la sfera addosso a Terlizzi. Rimessa laterale per il Perugia. Sulla banda di sinistra prova ad impostare Volpi, a darla sempre per Bay, che scambia con il compagno De Vincenzo. Buon pallone recuperato. Giuliani, Quagliarini, De Vincenzo, Terlizzi, Giuliani, De Vincenzo a scavare in direzione di Giuliani, che ci arriva prima dell'avversario. Prova a saltare con un sombrero, c'è il tocco di Ciafardini, poi l'ultimo a toccare, sì, è sembrato il numero 3, infatti c'è calcio d'angolo per l'Ardenza Ciampino. Attenzione però, impreparato la squadra di Bozzi. Bay butta fuori un pallone, ma era fermo il gioco. Continua a protestare i giocatori del Ciampino. Grosso abbaglio da parte del Ciampino. Mi pareva ci fosse calcio d'angolo, infatti il direttore di gara aveva indicato con la mano l'angolo. Poi in realtà da quest'altra parte il primo arbitro ha decretato la palla per il Perugia, che è ripartito e ha quasi beffato la porta di Brasime, che era sguarnita fino a quel momento. Nulla di fatto, ma tante proteste da parte del Ciampino. Dopo questa fase di confusione si riprende a giocare con Brasime, che dà per Giuliani, quindi Quagliarini, ancora Giuliani, Terlizzi, Giuliani. Calcio addosso all'avversario, però è l'ultimo a toccare, quindi Volpi per Ciafardini. Carraffini, ancora Ciafardini. Manca il controllo Volpi. Terlizzi da De Vincenzo. Giuliani. Terlizzi. Giuliani. Quagliarini cerca con gli occhi a sinistra Terlizzi, lo trova. Buona pressione di Beghe, però spinge evidentemente l'avversario. È così, infatti. E c'è anche il cartellino giallo per Bay. Forse è un po' eccessiva l'ammonizione in questo caso per il numero 14. E occhio al Perugia, che è vicino ai 5 falli, anzi è il quinto fallo, infatti avevo contato bene. Adesso si fa veramente tosta per la squadra ospite. Miranda, sul punto di battuta, chiede ai suoi di abbassarsi per avere un aiuto, mentre De Vincenzo gli ha chiesto con gli occhi la palla corta a sinistra. Si rimane fermi, è fermo il cronometro del tempo effettivo mentre continuano le proteste da parte di Capotosti. Cartellino giallo anche per lui. Uno dei giocatori più esperti della squadra si prende un cartellino giallo per proteste nei confronti del direttore di gara. Sa che il momento è abbastanza complicato per il Perugia, sotto 3-0 e con 5 falli sul groppone. Miranda cerca De Vincenzo, con il corpo Ciafardini non gli permette di stoppare il pallone. Bay sempre per Ciafardini. Carraffini, punta Cucchi, difficile saltare uno come Cucchi, che difensivamente è uno dei giocatori migliori della categoria. Ora
la sfera è finita fuori e quindi Rosati potrebbe metterla in gioco, ma c'è il time out chiamato da mister Pozzi e noi ce ne andiamo in pausa. Si riprende a giocare qui al Pala Tarquini, 7:46 ancora da disputare di tempo effettivo, 3-0 il risultato per la squadra di casa, l'Ardenza Ciampino sul Perugia, mentre c'è un altro blocco subito da Miranda che rimane in terra, un colpo al bacino per il numero 13 ad ore del gol del 1-0, che ha subito forse un colpo con il braccio da parte del numero 11 Volpi. E Miranda viene chiamato al cambio, rientra De Luca, giocatore simile per quel che riguarda l'atteggiamento difensivo, di qualità però differenti rispetto al campione d'Italia con la Lazio Under 21 della passata stagione. Rosati da per De Luca a scavare in direzione di Mattarocci, che aveva fatto il movimento contrario, si cerca quasi a memoria la squadra di Pozzi. Bei, Volpi, Bei, Caraffini, cerca e trova Volpi che non riesce a girarsi sulla marcatura di De Luca, quindi Bei, guadagna metri il Perugia con Caraffini, Ciafardini, Bei, porta la palla sul mancino, Bei! Sotto le gambe del portiere avversario, segna sempre Bei, il giocatore che più volte ha salvato il Perugia. Prova a riaprire il match qui al Pala Tarquini. Non perfetto Matteo Blasime in questo caso, lo sai il numero 24, infatti si è disperato in questa occasione. 3-1 il risultato per un Perugia che riprende corpo, riprende anche fiducia. Volpi cerca nuovamente Bei, Bei ambidestro, Bei risponde questa volta col piede Blasime che si riscatta. Rimessa laterale per il Perugia, già battuta con Ciafardini che dà per Caraffini, Caraffini cerca e trova Volpi, palla all'indietro ancora per Ciafardini, quindi Caraffini, il Perugia comincia a crederci, la squadra di Mariotti, palla ancora per Caraffini, molto difficile, sfera fuori, rientra intanto Enzo De Vincenzo, rientra anche Terlizzi e sta per entrare anche Quagliarini. Su Mattarocci, tre cambi da parte di mister Pozzi, ottima gestione del minutaggio per l'ex allenatore di Lazio e Sporting Lodigiani. De Vincenzo, Terlizzi, Giuliani, De Vincenzo, spintarella da parte di Ciafardini, molto esperto il numero 3 che infatti gli ha impedito il buon controllo in maniera, diciamo così, onesta. Ora Bei cerca proprio Ciafardini, l'entrata da parte di Giuliani, abbastanza maschia ma comunque in maniera corretta, si rialza adesso Ciafardini. Caraffini rimette per Ciafardini, ancora Caraffini, Bei, Vanderlei ha riposato il numero 5, ora perde il pallone Quagliarini, quindi Bei sotto le gambe dell'avversario. Palla fuori e il Perugia rimane alto in pressione. Con Blasime che lancia lungo a cercare De Vincenzo. Non una delle qualità migliori il rilancio da parte del numero 24. Quindi Ciafardini per Vanderlei, a scavare Vanderlei, cerca Bei, ci arriva due volte Giuliani che devia il pallone in rimessa laterale. 5:16 da giocare qui al Pala Tarquini, siamo sempre sul 3-1 per l'Ardenza Ciampino sul Perugia. Vanderlei cerca Caraffini, una spallata da parte di Quagliarini mette fuori causa l'avversario e quindi la rimessa dal fondo è per Blasime. Occhio a Giuliani che è partito, De Vincenzo all'indietro per Terlizzi, prova a fare tutto da solo con la sua galoppata, sempre Terlizzi, il tocco per il compagno non riesce, quindi Vanderlei all'indietro per Ciafardini, quindi Bei,
punta nuovamente l'avversario, pericoloso il numero 14, bella palla per Vanderlei che la dà ancora a Bay, punta la porta Bay, Blasimir spinge, sfera che rimane lì con De Vincenzo che va uno contro uno con l'avversario, ancora De Vincenzo, si deve fermare De Vincenzo, non è assistito, palla poi per Giuliani, Giuliani respinge il portiere, si continua a giocare. Quagliarini prova a saltare l'avversario, ci arriva Fiorucci, nuovamente decisivo in questa occasione su Giuliani, erano andati a chiudere in due verso De Vincenzo, non curandosi del 6 che accorreva sulla banda sinistra. Ora Vanderlei cerca e trova Caraffini, punta Giuliani, mette al centro, non c'è nessuno, non interviene Quagliarini che rischia l'autogol. Sfera ancora per il Ciampino che dopo il gol del 3-1 del Perugia ha trovato l'opportunità di andare 4-1. E ora time out chiamato dalla squadra di Mariotti. 4 minuti e 2 secondi da giocare di questo tempo effettivo della prima frazione di gara tra Ardenza Ciampino e Perugia, con il Perugia che prova ad attaccare con Vanderlei che dà per Caraffini. Chissà cosa avrà detto Mariotti ai suoi durante il time out. Ora De Vincenzo perde il pallone, si lamenta con se stesso per questa occasione, quindi Caraffini scambia con Ciafardini, Vanderlei non intercetta, si continua a giocare, ricordiamo che il Perugia ha 5 falli e deve stare molto attenta alla squadra di Mariotti. Ora Bay prova a saltare De Vincenzo che recupera la sfera, la tiene comunque in gioco, quindi Ciafardini si alza nei ritmi del match e va tutto a vantaggio anche dello spettacolo con Vanderlei che si ferma, decide di dare a Caraffini mentre ha subito un colpo lo stesso Bay. Nel frattempo esce Quagliarini mentre ha avuto qualcosa da dire il numero 14 all'avversario, al direttore di gara, restituisce tra gli applausi il pallone Terlizzi. Ora Fiorucci, lancio lungo per Vanderlei, spalle la porta il numero 5, ora si gira, punta Terlizzi, Vanderlei colpisce il palo esterno, palla fuori. Per la prima volta che si è girato Vanderlei ha potuto calciare sulla lenta questa volta marcatura di Giuliani e per poco non beffava un comunque piazzato Matteo Blasim. C'è rimessa laterale per il Perugia. Bay. Caraffini. Ciafardini. Vanderlei. Sempre chiuso da Giuliani. Sempre Vanderlei per Bay a scavare verso Ciafardini. Altro cambio per Puzzi. Entra Mattarocci che riceve in questo momento il pallone. Mattarocci per Cucchi. Perde il pallone Cucchi. Torna però Mattarocci. Occhio che può spaccare nuovamente la difesa avversaria. C'era forse fallo. Fallo per Bay. Attenzione. Secondo giallo per Bay. Partita finita per il numero 14. In forte difficoltà ora il Perugia, forse un po' eccessivo in questo caso l'espulsione per doppio giallo e la partita perde di un sicuro protagonista quale Bay. Ci sarà anche tiro libero per il Ciampino, eravamo infatti al sesto fallo sul punto di battuta Leonardo Giuliani. Fiorucci contro Giuliani, Fiorucci può salvare i suoi quasi dal definitivo tracollo. Giuliani può portare nuovamente la partita sul più 3 per il Ciampino. Carica Giuliani la bordata, Giuliani respinge, Fiorucci che rimane in porta, brutto libero di Giuliani. Ha calciato in maniera molle e anche poco precisa il numero 6. Che infatti lo sa e chiede scusa ai compagni. Ora sul punto di battuta c'è Terlizzi che cerca proprio Giuliani che vuole rifarsi, palla per Cucchi, quindi Giuliani, quindi Terlizzi, in inferiorità numerica il Perugia con Giuliani che calcia alta la sfera ma poteva anche gestirla, infatti c'è l'uomo in meno da parte del Perugia. Vanderlei su Cucchi, tocca Cucchi e guadagna secondi Vanderlei.
Vanderlei per Fiorucci, butta via la palla, cerca di perdere tempo, non aveva neanche i compagni da servire, quindi Giuliani per Cucchi. Giuliani cerca Terlizzi, quindi Giuliani, palla dentro di Cucchi, interviene Caraffini, poi Vanderlei è costretto a concedere il calcio d'angolo per l'Ardezza a Ciampino. Cucchi, sfera per Giuliani, quindi Terlizzi. Giuliani la gira per Cucchi che non mette al centro, col mancino ancora per il numero 6, quindi Terlizzi carica la bordata, palla fuori, era comunque contrastato il numero 7 in direzione della porta avversaria. Sfera ancora per Vanderlei che fisicamente resiste su Cucchi, il numero 5 poi la perde sulla pressione del Ciampino, ma la rimessa laterale è proprio per il numero 5 che invita i suoi ad avvicinarsi. Vanderlei ottiene la rimessa dal fondo per Fiorucci. Il Perugia sta resistendo in maniera intelligente alla pressione del Ciampino, ora però deve buttare via la sfera, darla a Giuliani che scambia con Cucchi, sempre Cucchi, può mettere al centro, trova l'opposizione dell'avversario, quindi Fiorucci, Caraffini, non trova nessuno il numero 7 e viene chiuso, rimessa laterale per il Ciampino con De Vincenzo. Giuliani, Cucchi, Giuliani, Miranda, Giuliani per Miranda, Cucchi, Miranda, Matteo Cucchi per Leonardo Giuliani, laterale per De Vincenzo che può mettere al centro, decide di andare all'indietro per Miranda, quindi palla centrale per Cucchi, intercetta ancora Caraffini che può farsi la sgaloppata, non riesce però a controllare bene il pallone. Passa il tempo, sta per entrare il quarto uomo di movimento per il Perugia, mentre De Vincenzo tenta dribbling da Giuliani che ha tanto spazio, decide però di non calciare, ora può calciare Giuliani col piattone debole, Fiorucci intercetta, lo stesso Fiorucci lancia lungo mentre entra nuovamente il quarto uomo di movimento, si tratta di Del Citerna, giocatore abbastanza esperto il numero 10, ora Cucchi punta nuovamente la porta, Vanderlei intercetta ed è calcio d'angolo per il Ciampino, schema numero 3 chiamato da Cucchi, guardate come tre uomini partano lontano dalla porta, ora lo scarico centrale sbagliato di Cucchi, quindi Caraffini può far ripartire i suoi, è un 3 contro 2, Caraffini con la punta, non serve nessuno, palla fuori. Ha provato a beffare Blasim il numero 7 con un colpo improvviso mentre scorre il tempo, ma con infatti 10 secondi si chiude così la prima frazione di gara con l'Ardezza Ciampino avanti per 3-1 sul Perugia. Espulso Bay, sta per riprendere il match qui al Pala Tarquini tra l'Ardezza Ciampino ed il Perugia, si è andati al riposo sul 3-1 per i padroni di casa che in questa quarta giornata di campionato cercano la terza vittoria. Un Perugia che si è ben comportato nel primo tempo fino al gol praticamente del 2-0 che lo ha messo letteralmente KO dal punto di vista del morale, ma a seguire è arrivato il gol del 3-0 che ha un po' svegliato gli uomini di Mariotti che poi sono usciti con Bay, sono riusciti a segnare il gol del 3-1, poi l'espulsione per doppia ammonizione lo stesso Bay, a dire la verità un pochino eccessiva, ha un po' gettato acqua sul fuoco di una gara che sembra in questo momento fortemente appannaggio del Ciampino. La stessa squadra di Pozzi gioca adesso la prima palla del secondo tempo con De Vincenzo che dà per Quagliarini, Miranda e Rosati e Blasim a completare il quintetto, intanto De Vincenzo l'uscita del portiere in direzione dello stesso pivot, intercetta proprio Fiorucci, il portiere dei biancorossi, il quintetto poi è completato da Caraffini, Ciafardini, Vanderlei e Del Citerna, mentre si resta fermi per il colpo subito da Enzo De Vincenzo in, sull'uscita del portiere avversario, un Fiorucci che ha fatto una buonissima gara, ha tenuto più volte a galla i suoi, in particolar modo sul 2-0 ha evitato poi l'arrivato
3-0 da parte della squadra di mister Pozzi. De Vincenzo si è ripreso e tiene il pallone sulla banda sinistra, prova a saltare due avversari, a darla verso Rosati. Rosati si ferma, il giocatore ex Latina. Quindi Quagliarini per De Vincenzo, buona la copertura di Del Citerna che dà a Caraffini, da Caraffini a Vanderlei che non affonda, decide di temporeggiare e dare a Ciafardini, quindi lo stesso Vanderlei all'indietro per Del Citerna. Vanderlei sfrutta il blocco del compagno, prova a calciare Vanderlei, palla che c'entra il muro dietro la porta di Matteo Blasime. Buono in questo caso l'automatismo d'attacco del Perugia che è andato alla conclusione con uno degli uomini migliori, ovvero Vanderlei. Miranda gira adesso per Rosati, Rosati punta la porta ma Del Citerna con molta esperienza riesce a conquistare il pallone, lo stesso numero 10 che sostituisce Bey. Mentre Rosati ottiene il pallone e lo gioca per Miranda. Quagliarini, Miranda, l'autore dell'1-0, da per Giulio Quagliarini, il più esperto dei suoi. Palla per De Vincenzo, che fa passare la sfera sotto le gambe dell'avversario, quindi Rosati col corpo, bravissimo Rosati, va via lateralmente, trova il tocco dell'avversario, l'ultimo a toccare però è proprio lui, Enrico Rosati. Può manovrare il Perugia con Caraffini che dà a Fiorucci col mancino, il lancio lungo in direzione di Vanderlei, ci arriva Miranda che dà per Quagliarini, palleggia il numero 3, poi l'altro numero 3, Ciafardini, quindi Fiorucci che non poteva toccare il pallone, ma c'è stato evidente il tocco da parte del difensore del Ciampino, grosso abbaglio del direttore di gara che infatti chiede scusa, decisione invertita, ha colpito con la testa Miranda e ha spezzato l'azione partita da Fiorucci che poteva quindi ritoccare la sfera mentre stanno discutendo sotto di noi i giocatori del Perugia dalla panchina, mentre arriva anche l'espulsione per mister Mariotti che si era lamentato giustamente a mio modo di vedere, anzi a modo di vedere di tutti in questa occasione. Mariotti si accontenta fuori, si accomoda fuori tra le proteste. Non si sta mettendo bene per il Perugia che sta perdendo il match e sta anche perdendo uomini in vista della prossima partita. Quagliarini è pronto a restituire il pallone con Del Citerna e Fiorucci che se la ridono. Restituisce il pallone Quagliarini e dunque nulla di fatto quando siamo giunti al secondo minuto di gioco, 40 secondi, sempre 3-1 il risultato in questo secondo tempo tra Ardenza Ciampino e Perugia, con Vanderlei che gioca sull'avversario, la solata di Vanderlei che ha fatto passare il pallone sotto le gambe dell'avversario dimostrandosi agile nonostante la mole, poi lo stesso Vanderlei va alla conclusione, c'è forse un tocco, calcio d'angolo richiesto dal numero 5 ma non c'è stato il tocco da parte di Matteo Blasime che può rimettere in gioco la sfera, chiama uno schema, il numero 3. Si muove il Ciampino, la palla quindi è per De Vincenzo, chiusura del Citerna, De Vincenzo resiste nuovamente, si ferma a chiedere il fallo che non c'è, quindi Rosati per Quagliarini, Quagliarini cerca nuovamente centralmente De Vincenzo che punta del Citerna, bravo il numero 10 da toccargli la sfera e c'è rimessa laterale per il Perugia, è pronto a battere Vanderlei, anzi no, la rimessa è per il Ciampino. Miranda sul punto di battuta, il numero 13 per Rosati con la suola, sempre per Miranda, Quagliarini si è abbassato, la palla dentro per Rosati, bello schema del Ciampino cercato, quindi del Citerna in scivolata, spazza tutto Quagliarini che ha visto una parvenza di pericolo per la difesa e quindi intervenuto in tackle a mettere fuori il pallone. Ora il Perugia con Vanderlei cerca e trova Ciafardini, Ciafardini poi cerca e trova Caraffini sulla banda sinistra, sempre sfera per Del Citerna, ha perso di peso l'attacco del Perugia con l'espulsione di Bey, sicuramente un duro colpo per gli uomini di Mariotti che pagheranno caro questa infrazione anche nel prossimo turno. Il lancio lungo era cercato da parte di Fiorucci, la palla fuori, c'è rimessa laterale per il Ciampino.
che sta con comodità gestendo il risultato. Rosati per Quagliarini, ancora Enrico Rosati, De Vincenzo, questa volta controlla su Ciafardini, palla un po' corta, arriva Rosati, bravo Ciafardini con il corpo a mettersi di fronte all'avversario, palla fuori, e quindi il Perugia può gestire adesso difensivamente sul pressing del Ciampino, che è molto alto. Infatti guardate come Quagliarini stia puntando del Citerna dalla parte opposta del campo, mentre Vanderlei richiede un fallo per una trattenuta da parte di Giuliani. Non c'è, Vanderlei ha qualcosa da dire all'avversario. Quindi Quagliarini gioca con l'esterno in direzione di De Vincenzo, che non si era abbassato nella zona laterale ma piuttosto era venuto al centro a ricevere, a richiedere un pallone spalle alla porta, non ricevuto, e quindi il Perugia con Caraffini, Ciafardini sempre per Caraffini, Vanderlei si è abbassato il numero 5 a scavare sempre per Caraffini, ci arriva con la solita esperienza e con la solita voglia Giulio Quagliarini, Vanderlei a scavare per De Citerna, ci arriva De Vincenzo con la punta della testa, stava per calciare il numero 10, ora schema numero 2 chiamato da Del Citerna, che fa uno strillaccio a Vanderlei, invitato ad andare sul secondo palo il numero 5. Del Citerna all'indietro per Ciafardini, quindi Vanderlei. Vanderlei si libera i due avversari, non c'è fallo, si continua a giocare 3 contro 2 del Ciampino, condotto da Di Vincenzo che a destra a Quagliarini, a sinistra a Rosati, proprio Rosati mette per Quagliarini, non ci arriva di un attimo Giulio Quagliarini, palla fuori, buona opportunità per il Ciampino che si è disteso bene in ripartenza, risultando molto pericoloso nei confronti di un Perugia un po' lento a rientrare in questa occasione. Ora Ciafardini, da per Caraffini che cerca nuovamente Vanderlei, sta facendo una partita di tutto attacco il numero 5 in questo secondo tempo. Caraffini resiste alla carica degli avversari, poi mette fuori malamente il numero 7, c'è quindi rimessa laterale per il Ciampino. Terlizzi sul punto di battuta, da per Giuliani, poi Cucchi con la solita dinamicità, Matteo Cucchi perde il pallone, poi De Vincenzo rimedia, Cucchi, break del numero 11 che va via, ancora Cucchi, resiste all'avversario, Cucchi ancora, ma c'è il fallo fischiato a Ciafardini. Ottimo break del giocatore del Latina, in prestito qui all'Ardenza Ciampino, seconda stagione per lui con questa maglietta. Un under 21 fondamentale lo scorso anno, un giocatore di grandi qualità confermato quest'anno, rivoluto fortemente dal Ciampino che proprio dal Latina ha preso anche Rosati, e il giocatore che si è accomodato in tribuna, Bacoli. Ora Giuliani non riesce a stoppare con le mani Fiorucci, quindi Blasimme ci arriva e può lanciare lungo, lo fa in direzione di De Vincenzo che stoppa con la mano, si continua a giocare, palla ancora per De Vincenzo, De Vincenzo! Enzo De Vincenzo, la firma del bomber anche in questa partita, 4-1 dell'Ardenza Ciampino. Continua a protestare il Perugia, mi era parso evidente il tocco con la mano di Enzo De Vincenzo, non ha fischiato il direttore di gara perché la palla forse ha impattato prima sulla gamba del numero 10 che poi fortunosamente ha vinto il contrasto con l'avversario e col mancino ha messo il gol del 4-1. Caraffini, Giuliani per Ciafardini, Volpi, Ciafardini, palla per Caraffini che manca il controllo, quindi Mattarocci, Cucchi, Terlizzi, Mattarocci perde il pallone, Del Citerna riconquista, Volpi prova a calciare col mancino, da per Del Citerna che prova il tacco da posizione complicata, e c'è voluta un'altra rete per scuotere un po' il Perugia. Si resta fermi per asciugare il terreno di gioco. Siamo giunti al quinto minuto del secondo tempo, 4-1 il risultato in favore del Ciampino.
Lasim, Mattarocci, Giuliani, cerca e trova Terlizzi, ben contrastato però da Del Citerna a Terlizzi, quindi Mattarocci, Giuliani, palla per Mattarocci che non arriva sulla sfera, portiere di movimento, mossa disperata del Perugia, è Vanderlei che cerca Del Citerna, che chiede un fallo per il contrasto con Terlizzi. Il direttore di gara non è d'accordo, si rialza il numero 10. Rosati, Del Citerna intercetta, mette fuori il pallone. Ancora Enrico Rosati che lascia a Leonardo Giuliani. Blasim prova forse la conclusione. Palla spedita fuori con Fiorucci che la rimette in gioco per Ciafardini. Caraffini, occhio a Rosati che riconquista il pallone, lo stesso Rosati dà per Giuliani. La palla forse non era uscita in questa occasione. Viene comunque vista fuori dall'arbitro, meglio appostato rispetto a noi. E c'è quindi rimessa laterale per il Perugia che ricomincerà ad attaccare con il portiere di movimento. Si tratta di Vanderlei. Del Citerna. Ciafardini, Del Citerna. Vanderlei. Ciafardini. Del Citerna per Vanderlei. Laterale per Caraffini che con la punta prova a mettere al centro. Poi Blasim intercetta. Blasim vuole calciare. Trova l'opposizione, l'avversario forse in gamba tesa. Si continua a giocare con Del Citerna che porta il pallone, supera la metà campo e la dà a Vanderlei. Caraffini per Del Citerna, quindi Ciafardini, guadagna calpo il Perugia. Del Citerna sbaglia il vero Vanderlei, Simone Mattarocci mette il pallone sul fondo. Ha rischiato e non poco il Perugia in questa occasione, un po' affrettata la palla dentro. Con il velo di Vanderlei, ma ha spedito fuori Simone Mattarocci per la fortuna degli ospiti che ora provano nuovamente ad attaccare con Volpi. Terlizzi intercetta il pallone, ancora Terlizzi al centro per De Vincenzo, due volte Enzo De Vincenzo, doppietta per il numero 10 che ha trovato la respinta del portiere e poi il colpo del definitivo KO. Continua a protestare il Perugia per un altro tocco di mano chiesto su Terlizzi. Ora si fa molto dura, 5-1 il parziale con Caraffini che calcia sulla schiena di Giuliani. A mio modo di vedere il risultato è un pochino pesante per il Perugia, che nonostante tutto si è dimostrata una squadra organizzata. Certo va detto che l'espulsione di Bey ha influito e non poco sulla gara. Ora gli uomini di Mariotti provano a rendere meno pesante il passivo con Del Citerna che scambia con Vanderlei. Vanderlei per Caraffini che non mette al centro il pallone. Un po' lenta adesso la manovra degli uomini di Mariotti che toccano troppe volte il pallone e permettono al Ciampino di poter capire dove andrà la squadra avversaria. Volpi. Sempre Volpi per Vanderlei. Vanderlei potrebbe dare a Del Citerna, lo fa, Del Citerna non calcia, dà ancora indietro per Ciafardini. Ciafardini per Volpi. Spazio per il Perugia che sale ma non trova il giusto sbocco offensivo. Vanderlei per Caraffini, mette al centro Caraffini, Blasim sul primo palo, mette in angolo. Corner sinistro per il Perugia, già battuto con Vanderlei che ha dato per Ciafardini. Lo stesso Vanderlei sul secondo palo, c'era Volpi. Blasim intercetta la sfera, gamba tesa evidente del giocatore del Perugia. Poi va a segnare il gol del 5-2 Caraffini. Ma altro errore dei direttori di gara, abbastanza evidente. Allora del vero, in questa partita ci sono stati degli errori decisivi a favore del Ciampino, ma questo è contro i padroni di casa, evidente la gamba tesa
da parte del giocatore del Perugia, che poi ha segnato il 5-2. È ripreso il match mentre fischia adesso un fallo di mano, il secondo direttore di gara su Del Citerra, mentre viene invitato a tranquillizzarsi Enzo De Vincenzo. 11:41 ancora da giocare, 5-2 il risultato, con Terlizzi che chiama lo schema numero 2. Giuliani, Terlizzi decide di darla ancora a Giuliani, che può calciare, intercetta Fiorucci, palla che rimane lì con De Vincenzo, perde la palla il Perugia, poi Rosati con la punta mette fuori da buona posizione. Non è certo la conclusione la qualità migliore di Rosati, un giocatore eccezionale da molti punti di vista. Rosati che ha vinto all'ultima partecipazione la Serie B con il Latina di Jimenez Maina, quella squadra che batté la Loa di Fabrizio Ranieri, quei Ranieri che oggi allena l'Olympus, altra squadra importante di categoria. Torniamo sul match, perché il Ciampino questa volta alza il suo baricentro con Terlizzi, che scambia con De Vincenzo, punta la porta De Vincenzo! Enzo De Vincenzo, tripletta per lui, beffa sul primo palo il portiere avversario, Ciampino sul 6-2. È sempre letale Enzo De Vincenzo, tripletta per il pivot ciampinese, che spesso deve farsi carico del peso dell'attacco della squadra di Pozzi. Quando segna il Perugia, il Ciampino riallunga subito le distanze, è successo anche in questa occasione. Blasim, il lancio lungo, Vanderlei da portiere di movimento per Caraffini, chiuso da Giuliani, fallo a Giuliani, un po' discutibile la decisione del direttore di gara per il fallo, ha visto però una spinta in precedenza di Giuliani. Gioco fermo, siamo al decimo del secondo tempo, per la precisione 9:28 sul cronometro dei direttori di gara. Ora Caraffini per Del Citerna, per Ciafardini, Volpi, la palla non arriva mai in area del Ciampino, quindi Volpi, chiuso da Giuliani, ottiene la rimessa laterale. Sconsolato il giocatore del Perugia. Ora Quagliarini si appoggia a Rosati. Rosati per De Vincenzo, che prova ad aprire il campo avversario. Giuliani chiede l'1-2 al compagno, con Rosati che si abbassa. De Vincenzo a scavare sempre per Rosati, che prova ad aggirare l'avversario. Ci arriva Giuliani e senza troppi complimenti butta via il pallone, mentre De Vincenzo chiede scusa ai compagni per aver messo in difficoltà la fase di non possesso dell'Ardenza Ciampino. Anselmo Del Citerna, Caraffini, Anselmo Del Citerna, ancora Caraffini. Anselmo Del Citerna, scambiano i due. Volpi, biancorossi del Perugia che provano a salire con Vanderlei. Caraffini, ancora Vanderlei. Attenta la difesa di Pozzi. Sempre Vanderlei. Anselmo Del Citerna. Vanderlei sul secondo palo, c'era Volpi. Non ha preferito rischiare il numero 5. Vanderlei, palla a metà tra Caraffini e Del Citerna. Finisce fuori dall'espulsione di Bey. Del Citerna ha fatto praticamente tutto il match.
Ora Blasim lancia lungo in direzione di Giuliani, che prova un controllo difficile, poi viene chiamato al cambio. Entra Simone Mattarocci. Caraffini, Anselmo, Del Citerna, sempre Del Citerna per Vanderlei. Anselmo ancora Vanderlei, laterale per Volpi. Ora Vanderlei, Blasim, secondo gol sotto le gambe incassato dal numero 24, e il Perugia accorcia nuovamente. Ora siamo sul 6-3. Chiuso il time out da mister Pozzi, che ha visto i suoi subire il gol del 6-3. L'Ardenza Ciampino dunque ha 3 reti di vantaggio sul Perugia, che non molla sicuramente la presa. Manca ancora da tanto tempo, 8-06 da giocare. Il Perugia rimette in porta Fiorucci e toglie il portiere di movimento con Blasim, che ora lancia lungo, trova l'intercetto da parte di Caraffini. Quindi Mattarocci con la suola per Terlizzi, cambia campo per Quagliarini. Terlizzi aspetta il giusto varco, il numero 5, poi in una azzarda dà all'indietro per Quagliarini. Simone Mattarocci su Miranda, che perde il pallone su Volpi. Continuano a contrastarsi i giocatori, ma c'è fallo da parte di Miranda. Rimane impassibile Pozzi in questa opportunità. Altro fallo fischiato a Miranda. Ma francamente, senza cattiveria, i direttori di gara quest'oggi stanno lasciando un pochino a desiderare. Dalle situazioni più grandi, come nel caso dell'espulsione di Bey, abbastanza frettolosa, al gol di Blasim, subito con un'evidente gamba tesa sul suo rilancio, passando per questi falli che francamente lasciano un po' tutti stupiti. Ora Caraffini, lotta con Terlizzi, sempre Caraffini, Terlizzi, Miranda tenta la battuta dalla sua metà campo con il portiere di movimento del Perugia. Palla di qualche metro fuori con Vanderlei, che lancia lungo per Caraffini, ma sbaglia vistosamente il numero 5, che poi non esce dal campo. Mattarocci per Quagliarini, questa volta c'è il fallo e infatti Volpi chiede scusa. Ineccepibile la direzione in questa occasione. Mentre altri due cambi per Pozzi, entra Giuliano al posto di Quagliarini, esce Mattarocci ed entra Enzo De Vincenzo. Rosati in posizione di ultimo Giuliani, quindi De Vincenzo cerca di ritagliarsi lo spazio sul blocco di Rosati, non gli riesce la manovra, quindi De Vincenzo all'indietro per Giuliani, per Terlizzi. Blasim, il lancio lungo di Blasim, che coglie quasi impreparato Fiorucci, che fa un miracolo. Ha recuperato il numero 12, che si aspettava il lancio in direzione dell'avversario. La palla era però verso la porta e per poco Matteo Blasim non segna dalla sua area. C'è comunque il calcio d'angolo per i padroni di casa, con Terlizzi a scavare per De Vincenzo. La palla sporcata, quasi beffa Fiorucci. Si rimane in zona d'attacco. Altra palla quasi riuscita d'angolo per il Ciampino. Altro schema chiamato in questa occasione da Terlizzi, che mette dentro per De Vincenzo. Riconquistata la palla da Ciafardini, che parte, fa partire il contropiede dei suoi. Con la punta in maniera frettolosa il numero 7, Caraffini. Scusate, ora va a chiedere anche il cambio. Terlizzi, Giuliani, Rosati, De Vincenzo. Mentre intanto è entrato il giovanissimo giocatore del Perugia, Mazzoli. Ora Anselmo riconquista il pallone, non riesce a calciare. Buona opportunità per gli uomini in maglia biancorossa sulla palla persa, una delle poche del Ciampino. Blasim cerca De Vincenzo, De Citerna intercetta, quindi Volpi, Anselmo, Mazzoli, Del Citerna,
Vanderlei, Mazzoli per Volpi, Anselmo, Del Citerna, Terlizzi sale in pressione, ottiene forse la rimessa laterale, non è così, la palla è per Anselmo che la gioca in direzione di Volpi. Vanderlei, tanto spazio per Vanderlei, palla che rimane lì con Giuliani che intercetta quindi De Vincenzo, si ferma De Vincenzo però saltare i due avversari, Anselmo va a bloccare il pallone, rimessa laterale per il Ciampino che ha rischiato sul tiro dalla distanza di Vanderlei con Blasim che era impallato da un paio di giocatori. Ora Rosati apre il campo per Giuliani che arriva un po' lungo sulla sfera, scivola poi il numero 6, non può toccarla Vanderlei che infatti guarda il direttore di gara, c'è il calcio di punizione per l'Ardenza Ciampino, errore di stanchezza da parte del Perugia che sta giocando col portiere di movimento praticamente dal quinto del secondo tempo e 15 minuti effettivi sono davvero tanti per non sbagliare nulla. Giuliani ora sul punto di battuta, occhio a Rosati che potrebbe sfruttare un blocco, il numero 33 poi va a mettersi sul secondo palo, è lo stesso schema del primo tempo, Giuliani palla per De Vincenzo che si è liberato alla conclusione, è una variante questa scelta da Armando Pozzi che spesso decide di darla all'uomo che fa finta di fare blocco. Altre volte, come in questa occasione, il blocco avviene e viene liberato un giocatore che accorre dal secondo palo verso il centro del campo. Terlizzi allunga la falcata, Terlizzi, ci arriva Mazzoli. Non manca di coraggio il giovane giocatore con la maglia numero 9. Terlizzi per Rosati, Giuliani, Rosati. Giuliani, De Vincenzo e Terlizzi dialogano, i giocatori in maglia giallo-nera, poi Terlizzi non riesce a trovare l'appoggio in direzione laterale, quindi il Perugia con Vanderlei, Del Citerna e poi Vanderlei, Mazzoli, chiuso Mazzoli, rischia tanto, dà comunque a Vanderlei, sempre Mazzoli. Ancora il numero 9, con coraggio il Perugia tenta di riaprire nuovamente il match. Del Citerna per Volpi, Del Citerna per Vanderlei. Buona la tecnica dei giocatori del Perugia, la sfera arriva a Mazzoli che mette al centro, ci arriva Terlizzi che fa buona guardia, poi spazza, occhio alla porta sguarnita con Rosati che calcia con l'esterno destro fuori. Riprende il match dopo il time out chiamato a seguito dell'occasione di Rosati che è calciato a porta sguarnita fuori di mezzo metro. Prima palla persa da parte del Perugia mentre De Vincenzo tenta una rovesciata incredibile. Vanderlei rimette in gioco il pallone con Rosati, fase confusa del match, tre palle perse praticamente in 15 secondi di gioco da una parte e dall'altra. Ora Ciafardini e Del Citerna provano a mettere ordine con il portiere di movimento che è Vanderlei. La palla arriva ancora a Ciafardini, Del Citerna, Vanderlei, calcia Vanderlei, impatta su Cucchi. Rimessa laterale per il Perugia, già battuta con Vanderlei che manovra. Del Citerna, Vanderlei, Del Citerna, riceve da Ciafardini. Caraffini poi trova il calcio d'angolo. Perugia che va alla battuta del corner con Vanderlei che sempre con molta calma fa girare il pallone con il numero 5 che calcia con la punta sul corpo di Cucchi. Poi lo stanchissimo Caraffini mette fuori il pallone. C'è quindi rimessa laterale per l'Ardenza Ciampino e ora ci si diverte, portiere di movimento di Armando Pozzi
una delle armi preferite del tecnico ex Lodigiani, che dà proprio a Terlizzi, che è portiere di movimento, calcio a Terlizzi, palla che rimane lì, dall'altra parte c'è la porta sguarnita col Perugia che attacca con Caraffini che salta l'avversario. Terlizzi va a posizionarsi in porta, ora sì che rischia il Ciampino, non è un portiere di ruolo Terlizzi, occhio quindi a Vanderlei che dà per Caraffini, ancora Caraffini per Del Citerna, Ciafardini, Del Citerna per Vanderlei, non calcia il Perugia e dovrebbe farlo in quest'occasione. Vanderlei per Caraffini sul secondo palo, intercetto di Giuliani, si continua a giocare con Del Citerna che dà per Vanderlei, lateralmente per Ciafardini, sempre il Perugia a gestire il pallone, scorrono però i secondi. Volpi, Ciafardini e Vanderlei, ancora il numero 5 per Volpi, Volpi calcia fuori e rientra intanto Matteo Blasimme. 2-0-2 da giocare. Blasimme rimette in gioco il pallone, ma passano i secondi. Ci ha messo tanto il Ciampino a rimettere in gioco il pallone. E l'arbitro comanda il calcio d'angolo per il Perugia. Mentre è pronto a battere il Citerna. De Vincenzo e Del Citerna intanto discutono, c'è il calcio di punizione per il Perugia. A mio modo di vedere, in questo caso la punizione sarebbe dovuta essere centrale. Comunque Volpi batte, Blasimme intercetta in due tempi. Ancora Blasimme, non c'è gamba tesa, ma che errore nuovamente dei direttori di gara. Blasimme arrabbiatissimo, lancia lungo il pallone, si arrabbia il numero 24, ma è evidente questo errore. Sul rilancio del portiere non si può andare con la gamba alta. Ha già subito un gol in questa partita, con questa manovra Blasimme lo stava per subire nuovamente. Ora Del Citerna, manovra per Ciafardini. Vanderlei, calcia Vanderlei, murato. Palla fuori. Ha toccato il tetto del palazzetto e c'è quindi la rimessa laterale per il Perugia. Quando manca un minuto e 28 secondi al termine della partita. Vanderlei. Ciafardini. Ancora il giocatore straniero con la sola sinistra e col piatto destro. Verso Caraffini che velocizza la manovra con Ciafardini per Volpi. Volpi al centro, arriva Rosati sul pallone. Quindi Vanderlei a cercare Volpi, intercetta con De Vincenzo in agguato. Sempre Vanderlei per Caraffini. Di nuovo Vanderlei calcia, trova la deviazione di Cucchi. C'è solo il tempo a dividere il Ciampino dalla quarta vittoria, anzi scusate, dalla terza vittoria stagionale. Esattamente 48 secondi per un 6-3 che sta maturando a favore della squadra quest'oggi in giallo-nero. Ora perde il pallone Rosati, lo dà a Volpi, Rosati intercetta, c'è forse un tocco di mano, si continua a giocare con Giuliani che salta due avversari, non c'è fallo. Rimessa laterale per il Perugia con Del Citerna che dà per Vanderlei. Del Citerna, 25 secondi, ancora Vanderlei. Ciafardini per Caraffini, 16 secondi. Caraffini, palla dentro, tocca Cucchi, calcio d'angolo. 10 secondi alla sirena. Caraffini per Ciafardini.
4 secondi, calcia Vanderlei, poi Rosati, sulla sirena Rosati, la palla va in gol! Prima della sirena, il 7-3, la doppietta di Rosati, il Ciampino chiude la partita con una rete. 0,3 al termine, ha segnato la sua doppietta personale Rosati, che ha calciato di collo esterno destro. Sconsolato il Perugia, ma va dato atto al fatto che il Ciampino è superiore dal punto di vista dell'intensità e della tecnica. Batte 7-3, quindi gli ospiti, e c'entra la terza vittoria consecutiva, anzi la terza vittoria stagionale in campionato. 10 i punti della squadra di Pozzi in classifica.